faccio questa bellissima intervista, ringrazio Sandra che mi ha ospitato a casa, Sandra Mondaini, che ha voluto comunque vedermi. Più che un'intervista è stata una chiacchierata molto dolce, molto bella. Purtroppo Sandra è sofferente, però alcuni momenti di lucidità straordinari, alcuni sorrisi che ricordano la Sandra di 40 anni fa, di 30 anni fa. Sandra, mi hai fatto un regalo grandissimo. Sono venuto a trovarti. Ma Come stai? Sapere una cosa. Sì. Chi ti ha detto che non sia anche per te la stessa cosa? Nei miei confronti, che io sia così felice di averti. Sì, siamo felici tutti e due. Allora. Tutti e due, quindi viviamo un quarto d'ora di felicità. Diciamoci che siamo contenti, tutti e due. Complimenti, grazie. Complimenti. Senti, come stai? Meglio? Sì. C'hai un bel sorriso, il sorriso ce l'hai oggi, o mi sbaglio? Te l'ho portato io, no? Te l'ho portato io, sì. Senti, chi è che ti ha dato questa verve, questo spirito, questa comicità? Chi è che te l'ha dato? Sì, perché io credo mio papà, sì. Perché a furia di andare con lo zoppo imparo a zoppicare. Dici? Sì. Non mi pare che hai zoppicato. Io perché non avevo nessuna intenzione di fare il teatro. Ah, no? No. Quando mi sono trovata che mio papà ha fatto il severo e ha detto adesso basta farti fare. Basta tornare a mezzanotte. No, parti mattina. Ah, Adesso vai a lavorare. Quanti anni avevi? 14. Ti ha detto vai a lavorare a 14 anni? Accidenti. Mio papà era. E tu? E io sono andata. A 14 anni? Avevo bisogno anch'io dei soldi. A 14 anni? Quattordici. Non hai avuto paura di mollare tutto e via? L'hai fatto? No, perché l'avrei fatto. Se avessi avuto intenzione di farlo, l'avrei fatto. Non avendo intenzione di farlo. Sei andato a lavorare? Non l'ho fatto. Ah, non l'hai fatto. E quindi cosa hai combinato? Ho lavorato. Hai lavorato e sei rimasto in casa? E sono rimasto in casa a dormire. E poi un giro per l'Italia. Ma hai scoperto lì a 14 anni la tua verve, la tua capacità, oppure l'hai scoperta? Sì, che non lo credo neanche io. Eravamo tre ragazze. E Scotti ha scelto me per fare una partita. Così? Che paura. 14 anni, 15 anni o quando? Quanti anni avevi? 14. Hai fatto questa partita così? Sì. Si dice in italiano me la sono fatta addosso, no? Quasi. Sì. Quasi. Io ero in corso Marcello Marchesi, che era allora il regista della cosa con Scotti. Questa particina. Questa particina. E io gli ho detto a Marchesi, non scelgami, prenda una di quelle più sveglia. Niente, non c'è stato niente da fare. E questo sketch con Tino Scotti è stato quello. Ah, te lo senti ancora tuo? E da lì sei partita, è stato lì la... Ho avuto una paura. Sì. Poi dopo ci si abitua a tutto, guarda. Io quando dico che ci si abitua anche al brutto è vero, perché più brutto di uno scherzo fatto così senza sapere se funziona, se andrà, se funziona o no, se funziona o no, è brutto. Porca mamma mia, senti,
Prima mi dicevi, quando sono venuto a trovarmi, mi dice: guarda, sto poco bene, ma preferisco star poco bene io piuttosto che stiano poco bene i bambini. Questo tuo amore è, diciamo, straordinario per i bambini. Ma sai, sono donna di natura, come non puoi far diversamente se non la pensi. Se non la pensi diversamente, penserai sempre a questo bambino. Tutta la vita che pensi a, che volevi, sì, un bambino. Sì, sì. E lì il Signore ti ha un po' deluso, dico bene. No, diciamo di no. Ma diciamo che forse ha avuto la testa sulle spalle. Sì, dice, se le mando un bambino a quella lì, chissà cosa combina. Sì, perché a incontrarmi allora nessuno avrebbe detto che io amo così. Che tu saresti, sì, che saresti stata una mamma, no, così straordinaria. No, e invece dentro c'eri. C'ero e ti dirò che mi sono sposata con Raimondo perché era l'unico in tutto l'orizzonte che mi potesse dare un figlio. Ah sì? Fidandomi. Ah, ho capito, sì. Ma è vero. Fidandoti. E infatti l'ho dimostrato. Perché non si è mai tirato indietro, ci siamo sposati, poi abbiamo fatto il figlio, e poi sai cosa c'è? Ti arrabbi tanto. Sì, perché ti arrabbi tanto? Perché non vengo. Ah. Però sei riuscita in qualche maniera a farti dei figli. Io a un certo punto sono cascata in un esaurimento nervoso proprio perché non avevo una famiglia. Ed era la seconda volta. La prima volta è andato il papà. Sì. La seconda volta se ne va il marito. Proprio non mi rimane niente. Niente. E poi stavo per separarmi. E poi niente. Ho lasciato perdere, non ho voluto vendette e niente. Passati tanti anni e a un certo punto che è successo? Non lo ricordo più. Che ti sei portato in casa? Hai 7 bambini, ti sei portati? No. No, non li hai 7, ti hanno 7 loro? Ho telefonato a un'agenzia, ho detto mi serve un bambino di 10 mesi, ma come signora un bambino di 10 mesi? Un bambino di 10 mesi, perché non lo voglio, non è troppo grande né troppo piccolo. E col padre che lavora fuori. Anche? Sì. Perché io non ho nessuna intenzione di avere il cameriere. Sì. E loro non credevano che fosse per lui. Ho capito. E allora? E allora l'ha presa. Te l'ha trovato sto bambino di 10 mesi? Me l'ha trovato. Te l'ha trovato? Bello. Sì. Dov'è? Guardano. Guarda. Eccolo là, il bambino di 10 mesi, che meraviglia. È bello. Quindi è stato il solito scherzo.
Oppure finalmente sei andato, ci prendo mano un telefono finalmente. No, no, ho telefonato e ho detto va bene, allora io sono d'accordo, sì, che venite, mi portate il bambino. Di 10 mesi? Senza averlo mai visto. Ma pensa a te. E poi vediamo come evolve. Sì, è arrivato il bambino? È arrivato il bambino, è venuto a casa mia, è stato lì. È stato lì e per un bel po'. Sì. 5, 6, 7 mesi. Poi